Tutti i cittadini di Pertosa, rispettando le varie disposizioni anti-Covid, hanno potuto piangere e salutare per l'ultima volta Giuseppe Ferrante, il 45enne deceduto in Svizzera a causa di un tumore. Giuseppe aveva reso pubblica la sua battaglia con un diario social, tumore con buon umore, e aveva ricevuto l'affetto da parte di tutti i suoi compaesani. Il giovane imprenditore, che si era trasferito in Svizzera per motivi di lavoro, padre di due bambini, aveva chiesto di essere sepolto nella sua Pertosa, il paese natio al quale era estremamente legato. E per così, proprio per l'ultimo saluto, la sua salma è arrivata dalla Svizzera fino a Pertosa, è stata accolta dal parroco Don Pasquale, dal sindaco Michele Caggiano e poi dai cittadini, ma in modo estremamente corretto, è stato effettuato l'ultimo saluto a questo 45enne di Pertosa. Essendo un giorno tristissimo per la nostra comunità, hanno scritto dall'amministrazione comunale, abbiamo proclamato lutto cittadino, ci immedesimiamo nell'animo di ognuno e siamo ben cosci della voglia comune di voler salutare per l'ultima volta il caro Giuseppe. Per questo motivo abbiamo richiesto a tutti i cittadini di attenersi alle vigenti restrizioni di distanziamento sociale e mascherina con le quali stiamo convivendo in questo periodo, e i cittadini di Pertosa hanno saputo rispettare queste disposizioni e anche ovviamente l'ultimo saluto a Giuseppe. La sorella, che vive negli Stati Uniti, ha potuto assistere all'ultimo saluto grazie al video del regista internazionale originario di Pertosa, Francesco Gagliardi. In questo modo la piccola comunità si è stretta nel dolore per la perdita di un giovane del territorio e ha fatto comprendere quanto siano importanti le radici del proprio essere.